Della sua firma, diciamo, della sua collaborazione. Il decano del giornalismo. Non diciamo il decano, che forse è rabbia. Perché... No, lui è un deca. Ci conosciamo da sempre. No, volevo dire che Gianni Colistro poi alla fine è stato l'unico che ha criticato in qualche maniera la società, facendo una critica non costruttiva, preventiva, no? Lui dice: nulla da obiettare sull'arrivo di Stefano Fiore, però se questo arrivo di Fiore poi prelude alla cessione di qualche giovane, e qui è inutile che facciamo nomi, parliamo soprattutto di Domenico Danti e di Ciccio De Rose, questo sarebbe un errore imperdonabile. Quindi consigliamo al direttore Mirabelli, al presidente Carnevale, vendetelo Danti, magari ad una squadra di Serie A, ma non lo date via a gennaio, datelo via a giugno. Però no? Inquadriamo anche nel contesto in cui Gianni ha scritto la rubrica è non sono d'accordo. È naturale che avrebbe dovuto trovare delle motivazioni per essere d'accordo. Io non l'avrei mai cacciato da nessuna televisione, me lo sarei tenuto, perché quell'aspetto burbero del Colistro vero, sincero, fa premio su un'informazione drogata dalle falsità. No, noi ci riproponiamo, purtroppo non ci viene qui perché lui ha anche dei degli se porta un bel fiasco di vino viene. No, dobbiamo andare noi, dobbiamo andare noi da lui. Andiamo lì, andiamo in trattoria, però come spesse volte ci siamo incontrati. No, lui cucina, riceve a casa, cucina lui, quindi credo che magari andando con la tua telecamera, certo, ci offre una bella cena, siamo lì, molto amici con noi. Andiamo quando vuoi. Gli facciamo un'intervistina, sì, così evita di venire in studio. O ci intervista lui a noi alla fine. Ma poi Gianni è un istrione, toglie dal suo cilindro ogni cosa. La miscela di caffè torrefatto in grani ha veramente un cattura aroma e nello stesso tempo i suoi grani si dissolvono in casa. Quando arriva qualcuno a casa vostra dice: ma qual è questo profumo? Che tipo di caffè? Ma cosa c'è qui? Un ambiente brasiliano? Trovate una bella donna in topless che è arrivata direttamente dal Brasile perché ha portato il caffè Cosenza. Vabbè, adesso non lo so se arriva veramente la vediamo. Io me lo auguro per te. Allora, noi prima di arrivare alla conclusione della trasmissione, mandiamo in onda le interviste realizzate a fine partita. Alfredo ha fatto un mix tra le interviste. Le interviste hai fatto tu, io ho ripreso l'intervista del collega veneto che intervista a Pugliese. E poi ci sono Toscano e Ciccio De Rose, quindi vediamole subito e poi andiamo alla conclusione. Abbiamo parlato con il mister a fine primo tempo e non era contento della prestazione della squadra perché insomma arrivavano sempre loro prima sulla palla e quindi insomma il mister ci ha un po' studiato tra gli spogliatoi e credo che nella ripresa insomma abbiamo fatto molto molto meglio, credo che siamo entrati più determinati e insomma purtroppo per quel gol che ci ha annullato io insomma sono curioso di rivederlo perché secondo me era regolarissimo e adesso stavamo parlando di un altro risultato, però purtroppo è andata così e insomma andiamo avanti. Aspetti questo problema di atteggiamento? Non so, non è che è un problema, penso che primo tempo comunque loro, Cosenza c'è da dire che è una bella squadra, davanti al proprio pubblico ci teneva sicuramente a far bene, sono entrati più con quel piglio, insomma sono entrati meglio di noi, inutile nasconderlo, però noi abbiamo tenuto duro, siamo stati bravi a non prendere gol perché in quei momenti insomma se prendi gol la partita cambia, abbiamo tenuto duro, abbiamo sofferto il primo tempo e insomma la ripresa penso che abbiamo reagito alla grande e secondo me meritavamo la vittoria con quel gol di Kanji che secondo me è regolarissimo. Allora, soddisfatti di questo Verona? No, non molto, perché sono penso che si potesse vincere la partita, primo tempo regalato, se è una squadra che vuol vincere il campionato deve far molto di più. Non faremo c'è di tutta, non ci denunciamo tutto. Appena finita la partita con il Verona, Ciccio De Rose, Cosenza meglio nel primo, Verona un po' meglio nel secondo, abbiamo fatto comunque un figurone rispetto a una delle corazzate del campionato. Sì, era una partita difficilissima e secondo me non abbiamo ben figurato, il Verona è una squadra costruita per vincere e abbiamo giocato la partita a viso aperto, loro un pochino meglio nel secondo tempo ma non hanno creato mai un'occasione da gol, però ci può stare perché come ho detto il Verona è una grande squadra. Ciccio, c'era l'ordine credo del mister di aggredirli subito nei primi 20 minuti e abbiamo fatto un inizio di partita eccezionale. Sì, era una partita tosta, queste sono le partite nostre, noi è difficile che sbagliamo queste partite, il mister ci aveva raccomandato di aggredirli perché hanno ottimi giocatori e questo metodo è andato bene perché l'abbiamo schiacciati nel primo tempo, poi il secondo
i primi 10 minuti abbiamo sofferto, però poi abbiamo ricominciato a giocare. Peccato per questo pareggio, però quando non si vince non si deve neanche perdere. Là in mezzo c'è stata una battaglia nella quale ti sei trovato chiaramente a tuo agio. Comunque questo Verona è una squadra di grandi palleggiatori, possesso palla notevole. Sì, come ho detto prima, sono grandi giocatori, squadra costruita per vincere. Avevano due centrocampisti diversi da noi, nel senso che impostavano un po' più l'azione, però si sono trovati in difficoltà, perché queste partite secondo me contano le motivazioni e la cattiveria agonistica, e noi e Fabio sicuramente in queste partite andiamo alla grande. Il momento migliore del Cosenza? Il migliore del Cosenza in questa partita è stato secondo me il primo tempo, potevamo sbloccare la partita. Il secondo abbiamo avuto un paio di occasioni, però come ti ho detto poi un po' di stanchezza alla fine è arrivato, un po' di crampi alcuni miei compagni, e ci può stare, perché queste partite, come ti ho detto, è meno male così, perché abbiamo giocatori generosi che danno l'anima, e ci sta anche un po' di affaticamento. Comunque meglio così. Molte proteste per i fuorigioco, mi pare che almeno uno non ci fosse. No, quello di Caccavallo sicuramente non c'era, peccato, perché avevamo sbloccato la partita, però gli arbitri quando vengono qua è sempre la stessa cosa. Siamo con Mimmo Toscano, partiamo dall'inizio. Stefano Fiore purtroppo non ha potuto far parte di questa partita, perché? Perché giovedì ha avuto un piccolo affaticamento al flessore, stamattina ha provato fino all'ultimo, quando hanno dato la formazione, poi è stato meglio non rischiarlo, forse è meglio tenerlo a riposo oggi piuttosto che perderlo per 3-4 giornate. Mi dispiace per lui, era dispiaciutissimo, voleva essere della partita, esordire davanti al proprio pubblico, però meno male che il danno non è stato grosso, l'abbiamo fermato in tempo e ci sarà modo per Stefano di dimostrare tutto il suo valore. Tornerà ad allenarsi martedì regolarmente? Penso di sì. Che partita sarebbe stata con Fiore? Lo so che è una domanda difficilissima, però. Nel calcio. Dove l'avresti fatto giocare? Ma dove l'ho provato tutta la settimana, nel reparto avanzato a sinistra. Dire che partita sarebbe stata con Fiore non si può dire, perché poi dopo i sei ma non contano. Quindi i ragazzi sono scesi in campo, oggi hanno fatto bene. Speriamo di avere Stefano nelle migliori condizioni, che possa dare il suo vero contributo, che in questo momento ci manca a noi. Hai impostato la partita ordinando giustamente ai tuoi giocatori di aggredirli subito, fin dai primi minuti. Ma è una squadra, il Verona, che se non gli dai ritmo, è la squadra che vuole abbassare i ritmi della squadra avversaria. Come la abbassavamo noi, loro venivano fuori con la loro qualità. Finché ci siamo stati in partita con grande intensità l'abbiamo messi sotto. Poi i cambi sono stati obbligati, non siamo riusciti a dare la stessa intensità che abbiamo dato nei primi 45 minuti. Però nonostante ciò abbiamo creato anche il secondo tempo i presupposti per portare a casa la vittoria. Non ci siamo riusciti, però sono contento perché la squadra è in netta crescita. La scelta di De Rosa e Roselli da opporre ai giocatori del Verona di grande qualità è stata anche dettata dal fatto di doverli bloccare fin dalla fonte del gioco? No, il fatto di dare intensità, Giardino in questo momento ha fatto benissimo a Giulianova, forse l'intensità che ci hanno ancora De Rosa e Roselli ancora non ce l'ha, mettere insieme in campo Fanucci e Giardino non hanno questa intensità, era un rischio che si poteva correre, però Giardino quando avrà l'intensità del resto del gruppo, lo stesso Marsili, metteranno le loro qualità al servizio di questo gruppo. Fanucci e Bernardi come stanno? Cosa hanno? Ma Fanucci ha preso una botta alla caviglia, lo stesso Bernardi un colpo al polpaccio dove aveva preso un vecchio colpo nelle partite precedenti. La cosa migliore che hai visto del Cosenza di oggi? Ma lo spirito, l'intensità del primo tempo, la voglia di portare a casa la gara, di uscire dal campo con la maglietta veramente bagnata. Poi se riesce a portare a casa la vittoria bene, però oggi non gli posso dire niente ai ragazzi. Ripeto, sono fiducioso perché vedo il gruppo in netta crescita sotto l'aspetto dell'autostima, della consapevolezza delle proprie qualità, dell'intensità. Questo mi rende abbastanza fiducioso. Ultima domanda, bellissimi fraseggi non solo del primo tempo ma anche del secondo, due fuorigioco, io dico almeno due forse. Io credo che quello del gol di Ceccarelli, l'1-2 con Caccavallo, era un po' dubbio, non dico che non c'era, forse era un po' dubbio, però
è andato ormai, devo analizzare i 90 minuti, quello che ha espresso la squadra, poi alla fine gli episodi questa volta non sono stati tanto fortunati come Giulianova, c'è stato un tiro di Caccavallo come a Giulianova, ha sfiorato l'incrocio, a Giulianova l'ha messa nel set, purtroppo quando ci sono partite così equilibrate con squadre che si battono fino alla fine, gli episodi e un pizzico di fortuna fanno la differenza. Verona è davvero la corazzata del campionato? Ma dal punto di vista di come è stata strutturata la squadra, non prendendo grossi nomi di categorie superiori, credo che abbia preso i giocatori più bravi che hanno fatto in questo girone bene l'anno scorso, i quattro giocatori del Gallipoli, il Berrettone del Bassano, i giocatori bravi per la categoria, è una squadra strutturata così, sa come vincere, sa come portare a casa l'obiettivo, credo che sia la più compatta come squadra.